preso i temi della mamma e dei concetti fondamentali che abbiamo provato a elaborare in questo primo appello contro la riforma del lavoro che è stata la settimana scorsa approvata al Senato ed è arrivato alla Camera e seguirà, non meglio specificato, ancora specificato calendario di approvazione. Sì, abbiamo, c'è Elena, stiamo cercando di contattare perché la loro esperienza, l'esperienza del sindacato autonomo dei traduttori strade che ha aderito alla piattaforma e all'appello del punto stato è particolarmente significativa perché ci introduce al tema fondamentale per il futuro del lavoro indipendente in Italia, del mutualismo, e cercherò di spiegare brevemente perché. L'appello contro il DDL Fornero è stato promosso da molte realtà, tra cui il CLAC, Garibaldi, ecco, ci siamo, e afferma la realtà delle cose. Molto è stato detto su questa riforma del lavoro, tutto concentrato anche su una interessante polemica sull'articolo 18 che riguarda una specifica categoria di lavoratori, riguarda un aspetto specifico del rapporto del lavoro e della sua garanzia, ma per tante ragioni, alcune delle quali hai elencato perfettamente tu, diciamo per una fondamentale, in questo paese la realtà e la vita dei lavoratori indipendenti sono sistematicamente non solo rimossi ma negati dal punto di vista dei diritti, ma soprattutto anche dal punto di vista della rappresentazione sociale. Appunto, il freelance è tutto più un fricchettone, non è una lavoratrice o un lavoratore a tutto tondo che ha dei diritti di cittadinanza un'attività da condurre e la necessità di avere una vita degna di questo nome. Che cosa contiene il DDL Fornero che andrà in discussione alla Camera? Beh, alcune norme specifiche che dovrebbero preoccupare chi lavora con la ritenuta da conto, la partita IVA e tutte le forme che regolano la prestazione d'opera, che è la misura fondamentale attraverso la quale si determina se un lavoratore è precario, indipendente o autonomo. E in alcuni articoli si sanziona attraverso l'aumento dell'aliquota contributiva per tutti gli iscritti alla gestione separata INPS di ben 4 punti, si sanziona il lavoratore e le lavoratrici indipendenti perché questo aumento di 4 punti sicuramente dimezzerà il loro reddito annuo che, insomma, secondo le statistiche ufficiali assomma circa 8-9 mila euro in media all'anno. Non si prendono... Ok, quindi ci ascolto. Sì. Non si prendono provvedimenti significativi dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, è stata istituita la nuova figura dell'ASPI, della mini ASPI, però si è, che è il vecchio sussidio di disoccupazione, che però allo stesso tempo è stata ridotta la portata di questa misura. E da questa misura sono esclusi sostanzialmente 9 lavoratori indipendenti o precari su 10, nel senso che dovrai sempre dimostrare di aver pagato una serie di contributi nei 2 anni precedenti il termine del tuo contratto, e molto spesso, visto che ormai la natura del rapporto di lavoro è assolutamente intermittente, questo è molto difficile da dimostrare e, diciamo, sarà altrettanto difficile avere diritto di percepire questa misura, che oltretutto è stata ridotta da 18 mesi a 12 mesi. Poi ci sono altri dettagli, ma credo che queste due misure rendano plasticamente la ragione per cui, come diceva Cristina,
l'esistenza stessa e il riconoscimento sociale di chi svolge un lavoro indipendente, al di là della tipologia contrattuale di appartenenza, è sostanzialmente rimossa. Anzi, stando alle statistiche ufficiali, anche questa volta dell'OCSE, si dice che se ci sarà una ripresa economica in Italia, ed è tutto ancora da dimostrare, avverrà dopo il 2020. Quindi ci aspettano almeno 8-9 anni di recessione. Un paese in recessione per 8-9 anni, diciamo la recessione in Italia, sarebbe iniziata nel 2007. Insomma, si prepara uno scenario di questo genere. Va bene, ammettendo per ipotesi, per assunto, che in queste condizioni si possa parlare di una crescita economica dal 2020 in poi, la crescita sarà senza produzione di occupazione stabile. Quindi coloro, quei 1,5 milioni di iscritti alla gestione separata di INPS, diciamo quel magma di almeno 4 milioni di persone che si definiscono precari, lavoratori del progetto che sarebbero, insomma, che già oggi costituiscono un terzo della forza lavorativa in Italia. Proporzioni simili esistono anche altrove nel mondo occidentale, a partire dagli Stati Uniti. Beh, nel 2020 questo significa che saranno la maggioranza della forza lavorativa. E questo paese si sta preparando a questo scenario, con una riforma del lavoro che, come quella precedente Treu, durerà almeno altri 15 o 20 anni, non solo negando diritti previdenziali, sociali a questa folta, fortissima compagine, ma penalizzandola ancora di più. Come si spiega questo paradosso? Cioè, noi siamo la forza lavoro del futuro e ci viene negato perlomeno un minimo riconoscimento in termini di diritti, per non parlare della cittadinanza in quanto tale. Beh, questo è qui probabilmente le ragioni più profonde, sociali e culturali per cui stiamo provando a parlare di una condizione comune che noi riconosciamo, proviamo a riconoscere nel tutto Stato. Beh, sono ragioni storiche, perché l'intero patto sociale di cittadinanza di questa Repubblica è stata, per tante ragioni, alcune delle quali assolutamente fondate e giuste, incentrato su una figura contrattuale, poi variamente declinata in vari ambiti della produzione, dei servizi. Beh, la figura contrattuale del lavoro e del lavoratore dipendente a tempo indeterminato, sia per la trasformazione del modo di produzione, sia per una serie penalizzante, punitiva di riforme, sia previdenziali che del mercato del lavoro, all'interno di una deriva che ha sommerso il diritto del lavoro fino al punto che, a mio parere, è difficile oggi immaginare un diritto del lavoro che tuteli la persona prima ancora che la figura della lavoratrice, del lavoratore, che non svolge, che non ricopre, che non occupa quel ruolo, cioè quello del lavoratore, del lavoratore a tempo, dipendente a tempo indeterminato. Come, perché questo è successo? Beh, insomma, questo è il merito politico che dovremmo discutere tra di noi che ci riconosciamo in questa condizione. Vorrei precisare che la condizione in cui ci riconosciamo, quella del quinto Stato, non è prevalente solo non è proprietà solo degli indipendenti. Io darei anche un'accezione diversa, perché altrimenti finiremmo per restituire il quinto Stato attraverso una posizione contrattuale o la mancanza di un contratto che ti assicura tutti quei diritti sanciti dalla Costituzione e dal diritto del lavoro. Io la proverei a definirla così, come la condizione di chi è apolide in patria oppure extraterritoriale in uno Stato. Perché se ci pensate bene,
che queste almeno 5-6 milioni di persone oggi hanno perso la forza lavoro attiva, che domani diventeranno, dopo il 2020, ci fanno l'osse, la maggioranza della forza lavoro attiva in questo paese, si trovano come apori di un patria. Siamo nati qui e non hai diritti di cittadinanza intesi in senso largo. Ed è curiosamente, ti vengono negati diritti sociali fondamentali che poi costituiscono lo scheletro, l'ossatura fondamentale della cittadinanza oggi. Oggi più che mai che il lavoro si è sempre più intermittente, sempre più sganciato dalla condizione effettiva della tua cittadinanza, e sempre più la persona viene separata e non riconosciuta in quanto lavoratore, viceversa. Cioè, stiamo pensando, e credo che l'oggetto di discussione dei laboratori è piuttosto, cioè l'idea che è stata lanciata nella prima assemblea che abbiamo tenuto a Roma il 5 maggio scorso alla Città dell'Alta Economia, che intendiamo replicare in tutte le città delle realtà a cui appartengono le realtà che hanno sottoscritto e promosso questo appello di cui stiamo parlando. Beh, l'idea in questi primi incontri, in questa marcia per tutto il paese, in questa condivisione di saperi, esperienze, aspettative, proporre delle alternative, proporre una riforma radicale da basso, partire dalla condizione del quinto stato dell'indipendente. Qui abbiamo Elena Doria di Strade, come vi dicevo prima, che mi sembra l'esperienza più significativa tra quelle che hanno elaborato e hanno pensato per tempo al nuovo mutualismo. Poi abbiamo l'esperienza qui a Palermo ben rappresentata da co-worker Re Federico, c'è Michelangelo del co-work Neo Noi, e la terza idea è creare nuove istituzioni culturali, quindi mutualismo, co-work e nuove istituzioni culturali, cioè il cantiere dell'azienda. Come si relazionano queste tre idee? Il mutualismo è la prefigurazione che riprende l'antica esperienza del movimento operaio, o meglio, quell'esperienza da cui è nato il movimento operaio, di cui credo parlerà ampiamente Elena Doria. Il co-work è un'idea che è fondata su un'altra rappresentazione, un'altra pratica dell'economia di natura cooperativa, non volta alla esigibilità di un profitto, ma alla condivisione di un modello di vita, tanto più fondamentale in un paese in cui il lavoro, almeno come l'abbiamo concepito, sia sotto la sua forma contrattuale, sia come modello produttivo, è in via di tendenziale dismissione, svanisce, e lasciando milioni di persone totalmente attive, ma assolutamente non tutelate e garantite negli aspetti fondamentali della loro esistenza. E le nuove istituzioni culturali. Quello che a me interessa e che credo da almeno un paio d'anni, in particolar modo nell'ultimo anno, si è visto in questo paese, è un nuovo protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici della cultura, dell'arte, dell'organizzazione culturale. Dal Teatro Valle, qui al Cantiere della Zisa, dal Teatro Garibaldi, al Teatro Coppola, a Catania, a Macao, a Milano. Abbiamo assistito a una proliferazione di occupazione, di esperienze di autogestione, di mobilitazione dal basso, che sono maturate esattamente in alcune parti, le più avanzate del mondo del lavoro indipendente.
ci siamo chiesti perché noi abbiamo scritto un volume che abbiamo presentato anche qui a Palermo, al Laboratorio Z, La Furia dei Cervelli, con Giuseppe Allegri, il perché proprio da coloro che, appartenendo a quel mondo del lavoro indipendenti, sono i più alcolici, i meno riconosciuti, con la cultura non si mangia, molto confessato a mezza bocca dall'ex ministro dell'economia Tremonti, i più distrattati, il meno, cioè, il lavoro della cultura come dell'arte non è un lavoro, è un'attività che tu riservi al tempo libero, una specie di ornamento che tu metti nelle pause e che puoi godere nelle pause della vera vita, quella che produce, che lavora. E ecco, perché da questi settori sociali nasce non solo questo movimento, ma si pensa a una nuova cittadinanza della cultura? Beh, perché si sta pensando a una nuova generazione di istituzioni. Se dal Teatro Valle è stato proposto una nuova idea di fondazione fondamentalmente basata sull'azionariato diffuso, sulla democrazia diretta, sull'intreccio tra gli interessi dei lavoratori, delle maestranze del teatro con gli interessi della cittadinanza che partecipa all'autogoverno del teatro, beh, è probabile che anche in altri settori della società non strettamente legati alla produzione di fatti culturali o artistici si possa pensare modelli organizzativi di questo tipo, che mirino a mescolare sia la partecipazione in un'ottica di democrazia radicale dal basso, sia a rinegoziare con le istituzioni a ogni livello, da quelle locali a quelle nazionali, regionali e nazionali, un'altra gestione dei fondi pubblici, della cosa pubblica, improntato alla trasparenza e alla gestione di questi fondi, a un altro sistema di elezione, ad esempio, di chi dirige e governa queste istituzioni. Perché dico questo? Perché e su questo chiudo dando la parola a Elena che ci ascolta. Ci ascolti, Elena? No.